Il 2015 è stato un anno davvero memorabile per Mercedes. Non solo ha dominato per il secondo anno consecutivo il campionato mondiale di Formula 1, ma ha anche vinto il DTM e praticamente tutte le altre serie minori nelle quali si è impegnata. Una stagione da record, conclusa con 19 titoli conquistati tra Formula 1, DTM, Formula 3, GP3 Series e altri campionati del motorsport. Per festeggiare i suoi successi, quest'anno si è scelto di trasformare a tempo di record la Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, che per un giorno è diventata una vera e propria pista indoor, sulla quale i campioni Mercedes si sono sfidati, dando sfogo alla loro voglia di divertimento. Gli occhi di tutti, neanche a dirlo, erano per il neocampione mondiale Hamilton e il suo compagno di squadra Nico Rosberg. In questa occasione il campione britannico ha avuto anche modo di mostrare al mondo la sua monoposto 2015, esposta per la prima volta nel museo Mercedes-Benz. Un onore tributato solo alle vetture con la stella, arrivate al primo posto in classifica. Come ho detto anche sul palco, mi sento davvero un privilegiato a far parte del mondo Mercedes, anche perché ne faccio parte da quando avevo 13 anni. Quindi è stato un lungo viaggio ed è stato davvero incredibile far parte di questo marchio che è una vera e propria icona. E ora anch'io faccio parte di questa lunga storia e tradizione che si può ben vedere qui al museo. Un lungo viaggio che arriva sino al mio tempo e che si chiude con la mia macchina qui, di cui sono molto orgoglioso. La prima volta che ho partecipato a Stars and Cars, la festa di fine stagione della Mercedes, avevo solo 13 anni. Mi ricordo che in quel periodo ero un pilota di go-kart e venire qui a incontrare David Coulthard e Mika Häkkinen e poi negli anni dopo Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen. Per me era incredibile ed è pazzesco vedere come mi sono piano piano avvicinato fino a trovarmi nella loro stessa posizione. È davvero molto bello. È molto speciale per me essere qui. La prima volta che sono venuto avevo 11 o 12 anni ed ero un pilota Mercedes nei go-kart. E mi ricordo che era davvero spettacolare. A quell'epoca c'erano Häkkinen e Coulthard e ho davvero dei bellissimi ricordi di quella volta. E ora sono di nuovo qui, ma sono io uno dei protagonisti principali. Ed è una cosa incredibile che mi rende molto orgoglioso. Hanno organizzato uno show incredibile con la pista dentro lo stadio. Tutti si sono molto divertiti e per me è stato un grande traguardo. Oltre ai piloti della casa tedesca, alla grande festa di Stoccarda ovviamente non potevano mancare i grandi boss Mercedes, che dopo qualche anno di sforzi infruttuosi, ora possono godersi il loro momento di gloria. Wow, qui c'è un'atmosfera fantastica. È incredibile, abbiamo vinto 6 campionati con 6 team. Quindi abbiamo dimostrato che i team migliori corrono per noi e che le macchine più veloci sono quelle con la stella. Noi della Mercedes siamo molto appassionati di corse, fa parte della nostra storia, del nostro DNA. Questa stagione è incredibile, abbiamo vinto in Formula 1, nel DTM, in Formula 3, nel GT e ora dobbiamo festeggiare. Lo facciamo per i nostri fans, ma anche per i nostri colleghi qui a Stoccarda o a Sindelfingen, organizzando una grande festa. Ora è tutto bello, ma il nostro lavoro è concentrarsi sul futuro e giorno dopo giorno realizzare quello che i nostri team sono riusciti a raggiungere. È stato un anno davvero fantastico e sono molto felice oggi. Per quanto riguarda l'aspetto più puramente racing della grande festa Mercedes, c'è da dire che tutti i piloti in pista non si sono certo risparmiati, anzi. I piloti si sono sfidati in un trofeo a gironi, mettendosi alla guida del top attualmente offerto dalla famiglia Mercedes in uno spettacolare crescendo di cavalleria. Prima è stato il turno delle compatte AMG A45 4MATIC, versione sportiva della classe A, con motore 4 cilindri da 381 cavalli. Poi le berline C63S AMG da 457 cavalli, le nuove GTS AMG da 510 cavalli e infine le SLS AMG GT3. Di certo il divertimento non è mancato, così come le immancabili rivalità, come dimostrato da un Hamilton poco convinto nell'accettare la sconfitta da parte del neocampione DTM, Pascal Verlaine. Dovremmo rifarla a parti invertite, eh?
più tardi. Dovremmo rifarla con le Formula 1. Ancora. Chiudiamo con quella che forse è stata la scena più divertente di tutte in questa kermesse, ovvero il post-gara tra Hamilton e Mika Häkkinen. Con quest'ultimo sconfitto dal pilota inglese, ma ugualmente divertito dalla sfida col campione britannico. Quando lui vinceva il mondiale, Lewis era solo un bambino che lo guardava alla TV. Ma ora le cose sono molto diverse. Ah, è stato fantastico, davvero divertente. Mi sono divertito, ma un gentleman è sempre un gentleman. Oh mio Dio, è stato davvero divertente. È davvero un privilegio poter gareggiare contro Mika, che è una vera leggenda in questo sport. Si deve essere allenato. Devo allenarmi ancora. Lui è 3 volte campione del mondo, io solo 2. Alla fine della competizione è stato lo spagnolo Daniel Juncadella, pilota Mercedes nel DTM, ad aggiudicarsi il primo posto alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, gremita da un pubblico di oltre 35.000 spettatori. Quello che contava però era soprattutto divertirsi e divertire il pubblico. Campioni di oggi e di ieri si sono ritrovati in pista per celebrare il mito della stella, una stella che forse non è mai stata così brillante.